Di nuovo buonasera dal Trend Studio. Io ho veramente il grande piacere di avere con noi una artista di grandissima esperienza, Rosa Maria Redaelli, ma per tutti Lella, vero? Che però per noi è un'artista appena entrata, una new entry nel nostro team Artes, anche se probabilmente i più attenti di voi che ci segue sui social avranno visto alcune sue opere, in particolare un bellissimo quadro sempre a tema floreale con un abito elegantissimo nelle riprese del nostro grande Oliver Butz, mentre in questo momento dietro la telecamera c'è il super Davide Giandomenico, che ringrazio per essere qui con noi. Dicevamo, nello scorso shooting, niente meno, l'abito indossato e il quadro portato dalla nostra Miss Volto Artes 2020, la splendida Martina Tosi, che sarà con me sul palco del Space 25 per la Milano Fashion Art il 27 settembre. La salutiamo Martina, ma oggi, visto che abbiamo un po' più di tempo, io ho colto l'occasione, Lella, e se tu sei d'accordo, per presentare, tu sappiamo che la natura, diciamo, è il campo, sì, dove è il colore, i paesaggi che abbiamo visto l'altra volta. In questo caso io volevo chiederti da dove nasce la passione per i fiori e per questa tecnica che è anche un po' particolare, soprattutto nel primo quadro. Sì, allora, questa tecnica nel primo quadro è a spatola. E niente, è un insieme di colori, proprio c'è la sostanza, la concretezza del colore. Mentre invece questo è stato fatto con la tecnica del pennello. E ad esempio io tengo dei corsi di pittura e allora a volte mi metto a dipingere. Abito in Brianza, okay. Ho uno studio in Brianza e tengo dei corsi di pittura degli appassionati. Certo. E tante volte appunto io dipingo e i miei allievi copiano quello che faccio io. E questo è uno di quei lavori che abbiamo fatto in studio. Ok, benissimo. La cosa che io... La differenza di... È questo che stavo dicendo, così. Che nonostante la differenza di tecnica, vedo che la tua impronta, soprattutto in questo colore, in questo rosso, in queste variazioni, rimane sempre. Ed è quello che un po' io ricerco negli artisti che presento, perché come sai, adesso qui sono appesi i quadri, ma nei vari eventi, che non siano mostre ufficiali, il quadro passa per pochi minuti davanti al pubblico con la modella. E quindi se non hanno queste caratteristiche cromatiche, i quadri magari possono passare inosservati. Sono convinto che alla Milano Fashion Art i tuoi quadri non passeranno inosservati. Ti ringrazio per la tua fiducia, per essere qui con noi, e poi vedremo queste opere, come dico io, quando Models Vision Project, quando uno shooting fotografico diventa arte in movimento. Grazie a tutti e grazie a Lella. Grazie a voi. Comunque i quadri devono circolare. Okay.